Antonio. Ciao. Buongiorno ragazzi, come procede? Procede che questa mattina ci siamo trovati il furgone tamponato sul lato, ci hanno praticamente frantumato lo specchietto lato conducente, e niente di grave. Ma mi assicurate che la merce è integra e non ci sono stati danni? Sì, abbiamo controllato appena abbiamo visto cos'è successo, è tutto a posto. Bene, ho due cambi di programma. Innanzitutto la consegna di Ratisbona è stata spostata al Tempio Valhalla. Riceverete a breve la posizione esatta. A differenza delle altre volte, non avrete un contatto, ma potrete lasciare il pacco esattamente nel punto indicato. E quindi non troviamo nessun referente ad accoglierci. Lo lasciamo lì tranquilli. Esatto. Secondo, dovete tornare al checkpoint di Hamburgo. Il pacco recapitato è risultato danneggiato. Ma come danneggiarlo? L'ho consegnato io personalmente, la confezione era perfetta, era integra completamente. Non è importante che l'involucro sia integro, che il suo contenuto non sia danneggiato. Avete comunque due pacchi di riserva, datene uno in sostituzione. Ok, quindi sono quei pacchi senza... ho capito. E il pacco quello che abbiamo già consegnato, cosa dobbiamo fare? Lo riprendiamo indietro? No, mi raccomando, massima discrezione, come al solito, e non date nulla per scontato. Facciamo quello che dobbiamo fare e poi ci aggiorniamo strada facendo. Perfetto, buona continuazione ragazzi. Grazie, ciao. Buona giornata a te, ciao Antonio. Ciao. Sesto pacco è integro, perché era perfetto. Cioè, cosa mai ci potrà essere dentro che si possa danneggiare? Poi sono dentro i contenitori, dietro, ermetici. Sì, probabilmente è anche stato un errore loro, nel senso non puoi mettermi dentro una roba che è più fragile di un nuovo Fabergé di vetro soffiato di Murano, me lo metti in una scatola e dentro la scatola sballotta. Ci metti il polistirolo, ci metti pure quel cacchio che vuoi. Quando lo prendiamo in mano, che l'ho preso anch'io il pacco, ma io non sento muoversi niente. Tu hai sentito una... Non devi neanche dare per scontato che possa essere partito danneggiato. Ah beh, questo è giusto, è vero. Giusto, perché escono da dei loro magazzini, quindi... Allargati, stringiti. Aspetta, che sono a pelo, cazzo. Dai, proprio liscia. Qua dovevo andare a consegnare. Liscia. Poi c'è lo specchietto che funziona bene, usalo. Certo. Gira a destra su Riefinger Strasse, quindi gira a sinistra su Wallala Strasse. Preso il pacco. Così, come dicono loro, di portarlo dritto. Evitare di metterlo in verticale. Noi qualche volta l'abbiamo messo in verticale, adesso seguiamo la linea e andiamo. Eccoci, siamo sulla strada per arrivare al fatidico punto X. Il caso ha voluto che sia proprio in cima al tempio Valhalla, certo. Spero di pronunciarlo nel modo giusto. Posizione più semplice non ci per cui essere, no? Ne approfitteremo anche per girare qualche scena carina. Cri, abbiamo sbagliato strada, dovevamo andare in Germania e siamo finiti in Grecia. E questa da dove è fatta fuori? Ma prima non c'era quando siamo arrivati. Ma è possibile immaginare una costruzione del genere in Germania sopra il Danubio? Allora gli dèi esistono, io l'ho sempre detto. Allora, abbiamo seguito perfettamente la mappa, la posizione l'abbiamo raggiunta ed è là. Andiamo a lasciare il pacco e poi facciamo il vlog di questo tempio che è pazzesco. Ok, hanno detto di metterlo dove c'è il finestrone. Noi il nostro compito
anche stavolta l'abbiamo fatto. Era impossibile, dopo la nostra consegna, non soffermarci per analizzare questo posto magnifico. Siamo al Tempio di Valhalla, voluto dal re Ludovico I di Baviera. È un edificio storicamente importantissimo, fu voluto dal re per conservare busti e statue di grandi personaggi storici della Germania. Pensate che ancora oggi, ogni 7 anni, è possibile introdurre un nuovo busto all'interno della sala. Dal punto di vista architettonico, il monumento, in stile dorico, è ispirato al Partenone e posto su un possente basamento al quale si accede mediante ampie scalinate e affacciato sul Danubio. Il nome del tempio, per l'appunto Valhalla, è un chiaro riferimento alla cultura norrena. Infatti il Valhalla era il luogo in cui si riunivano le anime degli eroi caduti in guerra. Bene, abbiamo completato sia la consegna, mai pensato che potesse esistere una costruzione simile in Germania affacciata sul Danubio. Bello. Ok, ci stiamo recando in città, quindi di Ratisbona, e continueremo il vlog della cittadina a questo punto. Altra cittadina pazzesca, però Tino è già nervoso perché siamo in attesa 10 minuti in reception perché la ragazza sta servendo 12 birre ed è da sola, quindi prima ha servito le birre e poi ha deciso di accogliere noi con il check-in, quindi Tino è nervoso. Aia cosa? No, siamo scesi un pochino. No. Un po' sì. È crollato lo standard. siamo uno addosso all'altro, siamo. Vabbè, ci dobbiamo abituare. Stiamo ritornando ai nostri standard. Oh, alla fine uno dipende sempre quello che deve fare. Se deve venire qui e godersi la cittadina, questo è un posto che va benissimo. Tino è viziato. Per capire dove devi andare, ti devi ricordare da dove vieni. Umiltà, Christian. Umiltà. Umiltà. Pensa che se lavoravi con qualcun altro, questo non era il peggio. Questo non era neanche il meglio. Eccoci nel centro di Ratisbona, una città bellissima, davvero piccola rispetto ad altri grandi centri come Monaco o Berlino, ma concentrata di niente, però è una merda, ma è un puro concentrato di architettura e storia da far paura. Ci avviciniamo alla Piazza del Duomo. Guardate che bello, tutte le casettine così super colorate, spettacolare. Siamo giunti alla Piazza del Duomo di Ratisbona. Alle mie spalle appunto si erge la Cattedrale di San Pietro. Pensate, i lavori cominciarono nel 1270 e finirono nel 1520. Ci vollero quasi 250 anni per costruirla tutta. È un chiaro esempio dello stile gotico. Purtroppo, come ogni bella signora, ha i suoi anni e anche lei deve andare dall'estetista. Bamber, dobbiamo andare a lamentarci in comune. Sono d'accordo con te, per una volta. Per i ponteggi, non possono mettermi ponteggi in Duomo quando c'è il Lost in Europe Vlog Tour, è inconcepibile. Poi mi piace che stai andando a destra quando dovevamo andare a sinistra. Ah, perché io stavo andando al Ponte del Diavolo, invece dovevo andare alla Casa di Schindler. Esatto. Vai. Questa è la prima delle due abitazioni dove Schindler ha vissuto a Ratisbona. Ma chi è Oskar Schindler? Molti di voi probabilmente lo associano o lo hanno visto o sentito raccontare attraverso il film di Steven Spielberg, The Schindler List. Ma chi era esattamente Oskar Schindler? Fu un imprenditore tedesco che riuscì a fare una buona carriera, soprattutto nel primo periodo della guerra, fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dopodiché ci fu un percorso di redenzione che lo portò a diventare un eroe di guerra perché riuscì a salvare oltre 1000 ebrei dallo sterminio della Shoah. Guardate che spettacolo.
E là c'è il nostro ponte di pietra, ovvero ponte del diavolo. Stiamo aspettando il tramonto sul ponte del diavolo, tra musica, tradizione, un grande passaggio di gente. Ma che cosa sarà successo su questo ponte? Che cosa narra la leggenda? Secondo voi, chi lo saprà? È un ponte medievale e la leggenda narra che fu costruito da un solo uomo che si fece aiutare niente po' di meno che dal diavolo in persona. Il diavolo tuttavia pensò di fregare l'uomo e chiese, in cambio della costruzione del ponte, le prime tre anime che lo attraversarono. L'uomo, più furbo del diavolo, lo fregò facendo passare sul ponte una capra, un cane e un gatto. Niente, Tino in questa tappa non è mai contento. Abbiamo preso la bottiglia adesso e si lamenta. No, sono contentissimo, ma è venuto un piccolo dubbio perché ci hanno portato la bottiglia già aperta col tappino appoggiato sopra. Beviamoci su, che stiamo facendo un lavoro pazzesco. Un goccetto e passa tutto. E forse questa notte ti faccio dormire. Beve praticamente da tutte le parti, si balla, e come dicevamo, città universitaria, è libera. Non ce n'è Covid. Qui se glielo chiedi tutti ti dicono non ce n'è Covid. Stiamo attraversando in questo momento le stradine di Ratisbona, siamo ancora qui. Hey Bomba, you want to try something? Alle 10 del mattino.